psicologa, psicoterapeuta, criminologa, giornalista, autrice di testi scientifici, scrittrice, oltre che volto noto della televisione e speaker radiofonica. Barbara Fabbruni ha presentato ad Arezzo per la prima volta il suo romanzo L'amore forse, edito nel 2015, recentemente rivisto e vincitore del premio Starlight alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un romanzo che segna una tappa significativa della mia vita, è nato in un momento particolare, e adesso è arrivato questo premio, lo Starlight Cinema Award, alla Mostra del Cinema di Venezia, che chiaramente mi ha riempito di gioia. Il libro racconta la storia di Charlotte, una giovane donna che cerca di riprendere in mano la propria vita dopo aver scoperto il tradimento del suo grande amore. Un racconto in flashback intenso e pregnante di emozioni e ricordi, di progetti e decisioni. Si guarda indietro soprattutto perché per fare in modo che riusciamo a vivere bene il presente e progettare un futuro nuovo, altrimenti se noi non riusciamo ad elaborare il passato non riusciamo a stare nel presente e il futuro è impossibile. Lo Starlight International Cinema Awards, che ha celebrato nel 2023 la sua 10ª edizione, è stato fondato e prodotto da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria. Tanti film sono sicuramente realizzati da un'ispirazione a un libro oppure dai diritti di un libro proprio acquisiti e quindi trasformati in una sceneggiatura. Chissà che questa di Barbara Fabbruni, che noi, nella quale abbiamo creduto soprattutto per la profondità, diciamo, anche dei caratteri dei personaggi all'interno della storia. E lei è una psicoterapeuta, ha evidentemente sviluppato tutta quella parte dei personaggi e quindi crediamo molto in questa storia. Magari quest'anno è stato il premio d'un'opera letteraria e spero che possa diventare una futura sceneggiatura.